Eccoci qua, buonasera mister. Buonasera, buonasera. Allora, vittoria importantissima, pesantissima, può valere doppio, triplo, almeno dal punto di vista della gioia stasera. Non era assolutamente facile vincere questa battaglia e l'Avellino ci è riuscito. Sì, dal punto di vista della gioia, dal punto di vista dell'umore, dell'entusiasmo, della voglia di ripartire, sicuramente vale doppio, vale di più di quelli che poi sono i 3 punti che verranno aggiunti alla nostra classifica. Avevamo bisogno di una vittoria così, anche con sofferenza, dopo aver fatto sicuramente un buonissimo primo tempo. Nel secondo tempo il Benevento ha preso sicuramente campo e ci ha messo molto in difficoltà, anche se poi alla fine le difficoltà sono arrivate da dei traversoni buttati in aria, dove comunque i pericoli sono arrivati ed è un dato di fatto. Però la squadra negli ultimi 30 metri nel secondo tempo si è difesa bene, coprendo il campo, chiudendo gli spazi, le linee di passaggio. È stato un secondo tempo di sofferenza, ma avevamo bisogno della vittoria ed è arrivata, e quindi sono contento per i ragazzi. E ora ci sarà da lavorare in settimana per preparare al meglio quella di domenica prossima e da domani quella di mercoledì in Coppa Italia. Ecco, mister, la strada è lunghissima, questa è soltanto una goccia, no, nell'oceano, però stasera c'è tutto praticamente, c'è un grandissimo tifo, c'è un derby, c'è la gara più attesa, c'è l'Avellino che sa soffrire da grande squadra, c'è il gol di Patierno che praticamente sembrava quasi scritto, no, per le chiacchiere che si sono sentite nei giorni scorsi. Penso che sarà una serata, lo diciamo prima con Michelangelo, una serata che rimarrà nella storia, un po' come la vittoria quella contro il Catania. Sì, ci sono tutti quegli elementi che ti portano a pensare, insomma, che comunque la squadra ha dato continuità a quella ripresa di cui io ho parlato già nelle scorse settimane, dalla partita di Coppa Italia contro la Juve Stabia, dove si era già rivisto la squadra in alcune delle sue caratteristiche, in alcuni dei suoi atteggiamenti che aveva portato poi a raccogliere tanti punti. E c'è stata poi continuità nella partita successiva contro la Turris, dove si sono create tantissime situazioni, subendo credo uno o due tiri in porta. Oggi, che era una partita sicuramente dove di fronte avevamo dei valori diversi, dei valori superiori, la squadra si è molto ben comportata nel primo tempo. Nel secondo tempo, probabilmente anche dovuto a delle scorie. Delle partite precedenti, mi riferisco esclusivamente ai risultati. È chiaro che è subentrato un po' di paura, un po' di tensione in più, e quindi insomma siamo stati un po' col freno a mano tirato. Ma sono contento per quanto visto nel globale, perché poi noi abbiamo sempre detto che siamo una squadra che dovrà lottare fino alla fine, e dobbiamo essere bravi anche nelle partite in cui ci sarà da soffrire e a tenere botta. E oggi i ragazzi hanno tenuto botta alla grande. Li sente, mister? Sono ancora lì a cantare. Sì, no, vabbè, ormai questo è un dato certo, i tifosi sono fantastici, perché anche oggi hanno accompagnato questi ragazzi, questa squadra, sin dai primi minuti, incoraggiandoli, incitandoli, e anche nei minuti del secondo tempo in cui stavamo soffrendo hanno dato quell'energia in più ai ragazzi che erano stremati perché avevano speso e avevano dato tutto. Grazie, grazie mille, Grazie, mister grazie. Michele Pazienza, chiaramente complimenti.